Con Gianni Francavilla, un ritorno per lui dopo tanti anni all'incarico di segretario generale del Foggia. Cioè, ha spiegato in conferenza stampa, ce li ripete, i motivi che l'hanno portata a questa scelta. Sì, col Foggia avevo già un accordo raggiunto nel mese di agosto, poi c'è stata questa situazione dello Spezia dove il nuovo direttore sportivo Meluso mi aveva fatto questa proposta, che è una proposta che insomma andava valutata. Ovviamente la Serie A ha il suo fascino, l'ho fatto l'ultima volta 25 anni fa con Catuzzi, comunque con un ruolo marginale, insomma con primario. E sono stato a Spezia, la società l'aveva informata di questa mia decisione di valutare la proposta. Pensavo si potesse anche chiudere, però poi quando ti rendi conto del tipo di lavoro che dovresti fare, di tante altre situazioni, anche nell'ultimo nel discorso familiare, aggiungici che comunque sia il presidente Fellega che Davide Pelusi hanno continuato a telefonare, quindi insomma alla fine ho valutato e ho deciso di tornare qua. Ecco, ha detto l'hanno chiamato Fellega e Pelusi, anche il presidente ha detto a volte in conferenza stampa di aver condiviso le scelte anche con chi sta trattando l'acquisto della società, mi riferisco a Sfoglieri, diciamo anche Foglieri ha influito in questa sua venuta qui a Foggia oppure no? Foglieri l'ho conosciuto qua a Foggia, in passato non ho mai avuto contatti, so che c'erano questi, ci sono questi contatti tra proprietà, è una cosa che riguarda la proprietà, però io sono un dipendente del Foggia Calcio, quindi a prescindere di chi è proprietario. L'ultima domanda è invece sulla situazione ovviamente legata al processo sportivo, lei da esperto delle carte federali, cosa pensa della sentenza di primo grado? La sentenza di primo grado ha in pratica dato, ha valutato in maniera oggettiva quella che è la responsabilità della società, ha comminato una sanzione afflittiva e per essere afflittiva doveva per forza di cose essere comminata sulla scorsa stagione. A livello di secondo grado faranno sicuramente ricorso sia il Picerno che il Bitonto, però così guardando non c'è ancora la motivazione, però sulla base dei punti di penalizzazione penso che sia difficile ribaltare quella sentenza, perché per essere afflittiva la sanzione deve comunque essere data sulla scorsa stagione.